Benvenuta, benvenuto. Adesso siediti in una posizione comoda e chiudi gli occhi. Se ti è possibile, mantieni la tua spina dorsale diritta e respira sempre con il naso durante questa pratica. Cominciamo con una fase di rilassamento, cominciando a rallentare il respiro e percepisci l'aria che passa attraverso le tue narici e riempie i polmoni. Ad ogni inspirazione immagina di respirare energia luminosa che si espande nella tua testa e poi in ogni parte del corpo. E ad ogni espirazione immagina di lasciare andare ogni tensione, ogni pensiero, preoccupazione, sentendoti sempre più rilassata, rilassato. Inspira energia vitale, espira, portando rilassamento in tutto il corpo. Percepisci come un'onda di rilassamento percorre il tuo corpo e anche la tua mente ad ogni espirazione, senza che tu debba fare alcuno sforzo, ma in modo naturale, rilassato. E continua a respirare in questo modo per qualche istante ancora, sentendoti sempre più carico e carica di energia, sempre più rilassato. Adesso ricorda un non detto nella tua vita, qualcosa che avresti voluto dire a qualcuno, ma che non hai mai trovato la forza di esprimere. Riporta la tua memoria a quel non detto e alla persona a cui avresti voluto dirlo. Porta adesso l'attenzione al tuo corpo e percepisci in quale zona del tuo corpo risiede l'energia di quel non detto. Potrai sentire un senso di pressione o di freddo, calore, pizzicore in una zona precisa del tuo corpo quando riporti alla memoria quel non detto. Adesso che hai identificato la zona del tuo corpo, usa la tua intenzione per spostare quella bolla di energia verso la tua gola. Puoi aiutarti anche con le mani, immaginando di spingere l'energia verso la tua gola, proprio come se fosse una forma fluida e mobile. Fallo per qualche istante, concentrando tutta l'energia del non detto nella zona della tua gola.
Adesso immagina di fronte a te la persona a cui volevi dire quella cosa. Anche se non fosse più in vita, immaginala semplicemente di fronte a te, mentre continui a percepire il non detto nella tua gola e la pressione che comincia a generare per esprimersi. Adesso, quando te lo dirò, lascia che questa energia si esprima attraverso il suono, in modo semplice, in modo naturale. Permettiti di esprimere dei suoni, qualsiasi tipo di suono. Può essere una semplice O prolungata, oppure dei suoni senza senso, o anche se preferisci delle parole, o anche un canto. Senza pensare a come devi esprimere quella energia, lascia che essa trovi naturalmente la strada attraverso le tue corde vocali, con naturalezza. E lascia che quei suoni raggiungano la persona di fronte a te, senza aspettarti alcuna risposta o alcuna reazione particolare. Esprimiti attraverso il suono in questo modo e fallo per i prossimi 3 minuti, lasciando proprio che il tuo non detto si esprima in questo modo, con naturalezza. Comincia ora. Bene, adesso
Se senti di aver smosso abbastanza energia, ritorna nel silenzio. Oppure puoi mettere in pausa questo video e continuare finché non senti di esserti espresso abbastanza. Dunque torna nel silenzio e osserva ora la persona di fronte a te. Osserva le tue sensazioni verso di lei, qualsiasi esse siano. Se provi amore, puoi inviare un raggio di luce dal tuo cuore verso di lei per amplificare quella sensazione. Se provi fastidio, non fare nulla, lascia semplicemente andare la persona, sapendo che in questo momento hai espresso il tuo non detto e che poi l'energia farà il resto, portando equilibrio nella vostra relazione. Lascia ora la persona di fronte a te libera di andare. E ascolta qualche altro piccolo consiglio. Potrai ripetere questa procedura ogni volta che ne sentirai il bisogno, anche affrontando più volte lo stesso non detto, se ne senti la necessità. Fai però attenzione a ciò che questa procedura causerà nella tua vita nei prossimi giorni. L'energia che hai messo in movimento potrà esprimersi attraverso la sincronicità, quindi, ad esempio, facendo sì che tu ti trovi di fronte alla persona in carne ed ossa, oppure che ti venga porta l'occasione di esprimere il tuo non detto direttamente alla sua presenza fisica. Qualsiasi cosa accada, abbi fiducia nel processo che hai appena messo in movimento e impara a interpretare ogni cosa che accade come un effetto della tua pratica energetica. Se durante questa procedura hai affrontato una relazione difficile con qualcuno, potrà anche sembrarti che nei prossimi giorni questa relazione peggiori, quasi fino ad esplodere. Anche in questo caso abbi fiducia, perché questo è solo un segno che hai messo in movimento quell'energia in modo da poterla finalmente affrontare e poi passare oltre. E soprattutto non aspettarti nulla da ciò che hai appena compiuto, ma trova in te uno stato di fiducia privo di aspettative. È in questo modo che potrai accelerare moltissimo il processo che hai messo in movimento e questo processo sarà più fluido, sarà più ricco di consapevolezza. Adesso fai qualche respiro profondo per radicarti in questa energia che hai messo in movimento di questa pratica e poi lentamente torna ad aprire i tuoi occhi, a sentire il tuo corpo e a continuare con la tua vita. Grazie. Sat Nam.